Un buonasera e bentrovati agli amici che ci seguono da lontano. L'argomento di questa sera è i solstizi ed in particolare parleremo del solstizio d'estate nel 2020. Una doverosa premessa. Mi scuso con tutti voi se durante la conferenza dirò delle cose ovvie e scontate per alcuni, ma a beneficio di tutti e per amore di completezza, io ritengo che debbano essere dette. Grazie. Il Sole, nel suo moto diurno, percorre un arco che inizia in un punto verso est, si alza nel cielo fino ad un massimo in meridiano, per poi scendere e scomparire verso ovest. Sopra, l'arco diurno del Sole durante il solstizio d'inverno. L'arco è corto e basso. Inizia vicino a sud-est e termina vicino a sud-ovest e si traduce in poche ore di luce e di conseguenza molte ore di buio. Ora, l'arco diurno del Sole durante l'equinozio vernale. Ricordo che vernale significa primaverile. L'arco è di dimensioni medie, inizia esattamente ad est e termina esattamente ad ovest ed implica le stesse ore di luce e di muio, cosa che poi è il significato del termine equinozio. Ed infine l'arco diurno del Sole durante il solstizio estivo. L'arco è lungo e molto alto, inizia vicino a nord-est e termina vicino a nord-ovest e si traduce in molte ore di luce e poche ore di buio. Quindi perché il termine solstizio? Perché la crescita dell'arco diurno in termini di lunghezza ed altezza va rallentando molto in prossimità del suo apice. Da qui il termine solstizio, che in latino significa sole che sta fermo. Questo fenomeno, a onor del vero, capita anche al minimo, cioè durante il solstizio di inverno. Nessuno si offenda se facciamo un breve riepilogo. Solstizio, dal latino sol esistere, deriva dal fatto che l'arco diurno del Sole, diverso in termini di lunghezza ed altezza nelle varie stagioni, rallenta il suo moto significativamente in prossimità dei punti estremi in alto ed in basso, che sono per l'appunto i solstizi, fino a sembrare immobile. Levata, il punto da cui sorge il sole alla mattina, si trova nei pressi dell'est geografico. Corrisponde ad est solo durante i due equinozi, si sposta verso nord-est, accrescendone la lunghezza in estate e verso sud-est, riducendone la lunghezza in inverno. Tramonto. Il punto da cui il sole tramonta la sera si trova nei pressi dell'ovest geografico. Corrisponde a ovest solo durante i due equinozi, si sposta verso nord-est, accrescendone la lunghezza in estate e verso sud-ovest, riducendone la lunghezza in inverno. Un pizzico di storia. A Stonehenge, regione ricca di imponenti ruberi, vecchia di circa 5.000 anni, c'è una delle più famose strutture antiche che fu luogo di culto, cimitero e chissà cos'altro. Si osserva che l'asse della struttura è allineato in modo che solo al solstizio il sole lo attraversi, passando da una pietra chiamata Hellstone e raggiunga l'altare al centro. E qui un'immagine della struttura con il passaggio del sole durante il solstizio di estate. Vi mostro alcune immagini di questo posto, innanzitutto la cartina. Stonehenge è in Inghilterra, nello Wiltshire. Qui alcune persone in visita alla struttura. Ecco
Questa in particolare mi sembra molto carina, questa donna che ascolta, cerca di carpire dalla pietra chissà quali lontani e antichi segreti. Stupendo. Passiamo in Egitto. Nabta Playa dice è un'area ricca di siti archeologici. La più nota, detta circolo calendariale, è composta da megaliti disposti in circolo. Al centro, una coppia di questi si trova perfettamente allineata al sorgere del sole di circa 6.000 anni fa. Questa è un'immagine del circolo calendariale. Successivamente, le popolazioni di Nabta Playa si fusero con i popoli della valle, gli Egizi. Questi sono stati attenti osservatori del cielo. Le piramidi sono disposte secondo orientamenti astronomici. Gli obelischi sono dei gnomoni. Gli orologi solari erano noti. La levata eliaca di Sirio, nei pressi del solstizio di estate, annunciava la benefica inondazione del Nilo, eccetera. Vorrei citare una interessante teoria che correla le tre piramidi di Giza con le stelle della cintura di Orione, di Robert Bauval, 1983. L'idea di base è che le piramidi siano state intenzionalmente posizionate come appariva la cintura forse nel 10.000 a.C. Secondo Angkor, anche la Sfinge ne farebbe parte, rappresentando forse la costellazione del leone, con il sole che sorge all'alba dell'equinozio di primavera. Passiamo in Perù. Gli Inca ci hanno lasciati a Cusco delle torri chiamate Moyones, usate per gli allineamenti dei solstizi ed equinozi. E a Machu Picchu il Torreón, che è una pietra semicircolare incisa per osservazioni astronomiche, e l'Intihuatana, un orologio solare ricavato nella roccia. Un'immagine del Torreón e dell'Intihuatana. E poi una straordinaria panoramica di Machu Picchu. Tracce di culti solari si ritrovano ovunque nel mondo, dall'Africa alle Americhe, dall'Australia all'Antartide. Per gli eschimesi il sole è la vita. In Indonesia si identifica con un uccello e la capacità di volare. In alcune popolazioni africane antiche è il dio Ama, creatore della terra. Per gli Inca è Inti, il sovrano della terra. Per i Maya è colui che regola le attività umane. Per gli indiani d'America è il simbolo della potenza divina. È anche un giorno di festa, tradizionalmente legato a riti magici e pagani, di cui è un esempio la festa di San Giovanni Battista, 24 giugno. Alcune tradizioni lo associano alla fecondità ed all'amore, trasformandolo in un possibile momento di ricerca dell'anima gemella. Ancora un po' di riepilogo. Stonehenge, Inghilterra, è un famoso sito neolitico in cui si realizza un allineamento al sorgere del sole del solstizio d'estate. Nabta Playa, in Egitto, vi si trova il circolo calendariale allineato al sorgere del sole di 6.000 anni fa. È stimato essere almeno 1.000 anni più antico di Stonehenge. Giza, Egitto, contiene le piramidi e la Sfinge. Secondo alcuni studiosi ci sarebbe una voluta coincidenza con le stelle della cintura di Orione e forse ancora di più. Machu Picchu, Perù, altra straordinaria area archeologica in cui gli Inca hanno lasciato evidenti tracce della loro cultura astronomica, tra cui il Torreón e l'Intihuatana.
ed anche festa, tradizione, magia, paganesimo ed amore si fondono nel solstizio. Parliamo di moti. La Terra ruota su se stessa. L'asse di rotazione è inclinato di 23 gradi e mezzo rispetto alla perpendicolare all'eclittica e mantiene sempre questa inclinazione puntando alla stessa regione del cielo, che sappiamo essere nei pressi della stella polare. Il moto avviene in senso antiorario. Il concetto di giorno nasce dal tempo impiegato a compiere un giro su se stessa. La Terra riceve luce dal Sole, ma non tutta la Terra è illuminata. La Terra ha forma sferica, i raggi del Sole viaggiano diritti, quindi solo metà lo è, l'altra metà è al buio. Per la metà che è illuminata è giorno, per l'altra metà è notte. Un breve filmato prodotto da un software astronomico chiamato Starry Night, che mostra per l'appunto la rotazione della Terra. La Terra si muove intorno al Sole su un'orbita ellittica. Il moto avviene in senso antiorario, il piano dell'orbita si chiama eclittica. Il concetto di anno nasce dal tempo impiegato a compiere un giro intorno al Sole. Questo è il moto di rivoluzione. Un altro filmato prodotto con Starry Night, in cui si vede il nostro pianeta, la Terra, accompagnato dalla Luna. E questo filmato presuppone di supporre che l'osservatore sia posizionato nei pressi di un estremo dell'ellisse che sarebbe l'orbita terrestre, e quindi vediamo la Terra che è arrivata da destra, si sta spostando verso sinistra, ma in realtà, mentre fa questo moto, essendo prossimo al termine estremo di una delle due anse dell'orbita, rallenta, si avvicina a noi aumentando di diametro, quindi sta vistosamente crescendo di dimensioni. E poi pian piano se ne andrà via andando ancora verso destra. Si noti che mentre la Terra compie il moto di rivoluzione, contemporaneamente compie anche il moto di rotazione. Infatti, sta facendo l'uno e anche l'altro insieme. Durante il moto della Terra attorno al Sole, si susseguono le quattro stagioni, che sono la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. La primavera è la stagione del clima mite e dei fiori, l'estate è la stagione calda e delle vacanze, l'autunno la stagione delle foglie che cadono e l'inverno la stagione fredda dei raffreddori e della neve. Ci sono alcuni punti notevoli dell'orbita terrestre che sono i solstizi e gli equinozi. Questi rappresentano l'inizio di una nuova stagione e la fine della precedente. Per esempio, l'equinozio di primavera conclude l'inverno ed inizia la primavera. Ovviamente questo è vero per l'emisfero boreale. L'emisfero australe ha le stagioni che sono esattamente invertite rispetto a quanto mostrato. Si è detto che ci sono le stagioni, ma perché? Che cosa causa un maggior caldo o freddo? Per rispondere a questa domanda si deve investigare la radiazione solare in termini di qualità e quantità. Iniziamo a parlare della qualità, osservando che i raggi del Sole danno luce e calore, ma non li danno in modo uguale su tutta la superficie terrestre. L'intensità è forte quando i raggi solari sono perpendicolari al suolo e va decrescendo aumentando l'angolo rispetto alla perpendicolare fino ad annullarsi
quando i raggi diventano paralleli al suolo. Durante i solstizi, uno dei due poli è inclinato al massimo verso il sole e questo crea un potente irraggiamento in quell'emisfero a discapito dell'altro. Nell'immagine sopra, il polo sud è rivolto al sole e si nota che la radiazione solare è concentrata nell'emisfero australe. Tutta questa regione, in effetti, è illuminata e irradiata. Ed è parte dell'emisfero australe, illuminata e irradiata molto, mentre questa parte è illuminata e irradiata molto meno. Un altro aspetto da considerare è la durata dell'illuminazione, che pure non è uguale in tutti i luoghi della Terra. Esaminiamo questo luogo, chiamato luogo 1, luogo 1, che in realtà coincide con il circolo polare artico. I trattini neri scuri rappresentano il fatto che è sempre notte, cioè c'è il buio. Nel luogo 2, circa 45 gradi di latitudine nord, c'è una parte chiara e una parte scura. La parte chiara sono le ore di luce, poche comunque, la parte scura sono le ore di buio, tante in questa situazione. Il logo 3 è l'equatore e ha parità di trattamenti, metà di illuminazione e metà di buio. 12 ore di luce, 12 ore di buio. Logo 4, anche qui c'è asimmetria, ma c'è più luce che non buio. Ed infine il logo 5, che è tutto bianco, sempre perennemente illuminato e questo sarebbe il circolo polare antartico. Mettendo assieme le cose che abbiamo detto in queste due ultime slide, qui abbiamo l'evidenza della disparità di trattamento durante l'effetto stagionale del solstizio. Qui il Sole si suppone essere a sinistra, la porzione del globo terrestre sopra l'equatore riceve meno radiazione e anche per meno tempo. Che la radiazione sia poco, lo si vede infatti solo questa parte illuminata, questa parte è sempre al buio e non riceve luce, questa parte ha meno luce di buio, questa parte è uguale, ma la parte sotto è palesemente avvantaggiata, tanta radiazione e per tanto tempo in più. Qui è sempre illuminato addirittura. Inverno boreale, estate australe. E qui c'è la situazione esattamente contraria. Il sole qui si suppone essere a destra e questo è il solstizio d'estate, quindi la nostra estate boreale. La porzione del globo terrestre sopra l'equatore riceve la radiazione più forte per maggior tempo. Estate boreale, per l'appunto, la porzione sotto l'equatore riceve meno radiazione e per poco tempo, inverno australe. Alcuni pensano che la distanza Terra-Sole sia la vera causa delle stagioni. I fatti sono questi: l'orbita terrestre è un'ellisse e la distanza Terra-Sole durante l'orbita cambia continuamente. Tra i due estremi, che sono un minimo di 147,1 milioni di chilometri e 152,1 milioni di chilometri. Quindi c'è una differenza secca di 5 milioni di chilometri. E questa differenza implica un cambiamento di irraggiamento che è dell'ordine del 6-7% tra il minimo e il massimo, tra il punto più vicino e il punto più lontano. Questo è poca cosa rispetto ai cambiamenti qualitativi e quantitativi visti precedentemente. E in aggiunta, la distanza minima, quindi quando la Terra è più vicina al Sole, capita durante il nostro inverno. E se fosse questa la spiegazione unica del fenomeno delle stagioni,
sarebbe esattamente controtendenza, al contrario, insomma. Dobbiamo quindi considerare che la variazione di distanza è completamente ininfluente? No, non è vero. In realtà questo effetto dovuto alla variazione di distanza, dicevo, c'è ed ha un contributo dell'ordine del 6-7%, ma questo si aggiunge al più potente effetto dovuto a quanto detto prima circa l'inclinazione dell'asse terrestre, con il risultato di addolcire, ovvero mitigare il clima boreale ed esasperare quello australe. Perché nel primo caso si sottrae, nel secondo caso si somma. Ancora un pizzico di riepilogo. Morti della Terra sono molti. Noi ci siamo limitati a considerare i due più noti, che sono la rotazione e la rivoluzione. La rotazione consiste nel moto sul proprio asse, avviene in 24 ore. L'asse di rotazione è fisso, nel senso che punta sempre nella stessa direzione, che è la stella polare. Conseguenza di questo moto sono il giorno e la notte. Moto di rivoluzione consiste nel moto attorno al Sole, avviene in un anno, per la precisione 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. L'orbita è ellittica con il Sole in uno dei fuochi. Conseguenza di questo moto sono le stagioni, che sono quattro: primavera, estate, autunno, inverno. Sono una conseguenza dell'inclinazione dell'asse terrestre, per cui durante i solstizi uno dei due poli è rivolto verso il Sole e ne consegue una distribuzione fortemente asimmetrica dell'irraggiamento solare in termini di intensità e durata tra i due emisferi, come penso e spero abbiamo detto chiaramente. Durante gli equinozi la distribuzione è perfettamente simmetrica, tutti gli altri momenti dell'anno costituiscono una situazione intermedia tra gli estremi dei solstizi e la parità degli equinozi. La distanza Terra-Sole è minima durante l'inverno ed è massima durante le estate boreali. Questo rende più moderate le stagioni boreali e più estreme quelle australi. Quando avvengono i solstizi e gli equinozi? A me hanno insegnato da ragazzino che l'equinozio di primavera avviene il 21 marzo, il solstizio d'estate il 21 giugno, l'equinozio d'autunno il 23 di settembre, il solstizio d'inverno il 22 di dicembre. Sono giuste queste date? Sì. Però ho poi capito che c'è una certa elasticità in queste date, perché l'anno reale è di 365 giorni e circa 6 ore, mentre l'anno ufficiale, cioè quello civile, è solo di 365 giorni. E questo causa uno sfasamento di circa 6 ore, che però poi viene recuperato al quarto anno, quando ci sarà l'anno bisestile, perché ogni 4 anni, come tutti sappiamo, c'è un anno bisestile. Come conseguenza di questi ragionamenti, le date degli ultimi solstizi sono state nel 2017 il 21 giugno alle 4:24, nel 2018 il 21 giugno alle 10:07, nel 2019 il 21 giugno alle 15:54. Tutti e tre questi anni hanno visto il solstizio d'estate il 21 di giugno in orari diversi e, se guardate con attenzione, sono distanziati di circa 6 ore ciascuno dall'altro. Quello attuale 2020, 20 giugno alle 21:44. Perché 20 giugno e non 21? Perché quest'anno c'è stato per l'appunto l'anno bisestile, quindi un giorno in più in febbraio, e quindi come conseguenza di questo si è recuperato il giorno perso negli anni precedenti, altrimenti sarebbe capitato il 21 giugno alle 21:44, giù di lì. Il prossimo capiterà nel 2021 il 21 giugno alle 3:32 e anche quelli successivi saranno ancora il 21 giugno. Alcune interessanti considerazioni sono possibili grazie a questa cartina che ci mostra che la linea degli apsidi, che non è niente altro che l'asse maggiore dell'orbita terrestre, che è un'ellisse, come si diceva,
è inclinato di circa 12 gradi rispetto alla linea dei solstizi, cioè la linea che unisce i perieli e gli afeni, i solstizi e gli equinozi, scusate. Il perielio, però, che è il punto di minima distanza al Sole, non coincide con il solstizio d'inverno. Infatti avviene il 3 gennaio e non il 22 dicembre. Similmente l'afelio, che è il punto di massima lontananza dal Sole, avviene il 4 luglio e non il 21 giugno. I confini delle stagioni non coincidono con perielio ed afelio né con la loro perpendicolare. Queste cose, con aggiunto il fatto che la velocità della Terra vari durante l'orbita, in accordo alla seconda legge di Keplero, causa stagioni di lunghezza diversa. La primavera 92 giorni e 21 ore, l'estate 93 giorni e 14 ore, l'autunno 89 giorni e 18 ore, l'inverno 89 giorni e 1 ora. Possiamo anche dedurre di comprendere e di rilevare perché queste differenze guardando il fatto che la primavera ha questo tratto di orbita. Ricordiamo, e questo è il punto fondamentale, che nei pressi dell'afelio la Terra viaggia più piano, nei pressi del perielio la Terra viaggia più veloce. Quindi, mentre la primavera percorre questo tratto, ha una regione piccola che è vicina al perielio, quindi con velocità alta. La velocità continua a rallentare e qui, arrivati a questo punto, è quasi al minimo. L'estate è più lunga ancora, perché? Perché l'estate ha un tratto maggiore, molto maggiore, di proprio quella porzione di orbita che è fatta a bassissima velocità, che è tutta questa. E quindi dura ancora un po' di più. Poi c'è un forte recupero nell'autunno, perché questo moto avviene a velocità maggiore, e qui in modo particolare molto maggiore, che si concretizza nell'inverno, che è il più corto perché ha il tratto più grande in cui va ad alta velocità. Questo filmato mostra il Sole ripreso tutti i giorni dell'anno alla stessa ora ed in aggiunta nello stesso luogo. Che figura vi aspettereste di vedere? Questo o qualcosa di diverso. Bene, se la risposta fosse questo, probabilmente voi non avreste bisogno di alcuna spiegazione. Per coloro invece che avrebbero immaginato qualcosa di diverso, vediamo di chiarire un po' il perché. L'analemma, la figura precedente, risulta come conseguenza di due cose, che sono l'inclinazione dell'asse terrestre e l'ellitticità dell'orbita. L'asse terrestre c'entra perché il moto del Sole in realtà avviene lungo l'eclittica. Mentre i moti che noi consideriamo di solito dalla Terra sono relativi all'asse terrestre, quindi sull'equatore celeste, che poi non sarebbe altro che l'equatore. Il problema è che il moto del Sole che avviene sull'eclittica, una volta trasposto, diciamo proiettato sull'equatore celeste, cambia di forma e non è più, se prima era un moto uniforme, dopo questa trasposizione non è più un moto uniforme. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è l'ellitticità dell'orbita, cioè il fatto che la Terra durante l'orbita compia tratti diversi con velocità diverse. Il risultato pratico e concreto lo si vede in questo diagramma. Si vede 0, una porzione in cui il Sole ritarda rispetto al punto 0 e una porzione in cui il Sole anticipa, dato dai contributi di questa linea verde, che è il contributo che dà a questo fenomeno l'obliquità dell'asse terrestre, e quella in azzurro, che è il contributo dato a questo fenomeno dalla ellitticità. L'insieme dei due risulta in questa linea rossa, che
con questa forma un po' strana, ma questa è, che è conosciuta come equazione del tempo. Se qualcuno avesse dubbi ancora su questa faccenda, in rete ci sono tantissime informazioni per cui è possibile chiarirsela a qualunque livello. Ma guardandola anche solo così, vediamo che qui ci sono i giorni dell'anno. Da 0 a 365, quindi qui c'è lo scorrere dell'anno con il numero di giorni contati espressi sull'asse. Allora, l'anno parte e il sole è già in ritardo. Il ritardo continua ad aumentare fino a raggiungere questo valore. Questo è il valore in minuti, eh? Da qui ricomincia a accelerare, quindi a recuperare, a anticipare. Qui annulla completamente il ritardo, qui comincia ad avere un anticipo secco che si annulla qua e qui comincia di nuovo a ritardare. Ritarda, annulla il vantaggio di anticipo che aveva acquisito, comincia a crescere il ritardo fino a questo punto, eccetera, eccetera, eccetera. Questo fenomeno si ripete nell'anno 2 volte. Mentre invece la risultante dovuta alla ellitticità è questa. Dove sono i solstizi? Beh, quello di inverno, grosso modo, in questa regione, e quello d'estate, grosso modo, in questa regione, diciamo 180 giorni, 170 giorni, 20 giugno, sì, siamo con 170 giorni, e quindi più o meno in questa zona. La differenza tra il punto di massimo ritardo, di massimo anticipo, è superiore ai 30 minuti, eh? Quindi non è una piccola cosa, qualcosa di decisamente consistente. Usando un programmino che io ho trovato in rete, mi è piaciuto e l'ho adottato, vi mostro come cambia la illuminazione nel giorno del solstizio in vari posti, cioè in varie latitudini terrestri. Cominciamo dal primo. Innanzitutto un grazie e mostriamo chi è l'autore di questo programmino, Antonio Geremia. Chi volesse eventualmente prenderlo è in rete ed è recuperabile gratuitamente. Qui si vede il Sole che si muove nella sua orbita e la sua posizione in questo momento è fissata al 21 giugno. L'ho fissata apposta in quella data perché è la data che tipicamente è relativa al solstizio di estate ed è quello che io voglio far vedere. Qua si vede l'illuminazione in questo giorno, quindi si vede palesemente che rispetto alla Terra, e questo è l'asse terrestre, il globo illuminato in modo privilegiato è quello boreale. Quindi qui c'è l'estate e in quello australe invece c'è l'inverno, giusto per capirci. Siamo a latitudine 90 gradi sud, quindi l'omino è messo qua, al polo sud. Cosa vede lui? Beh, il sole non si vede, se si vedesse il sole qui comparirebbe. Qui ci sono le ore di luce e di buio e notate che ci sono 0 ore di luce e 24 ore di buio. Quindi questo signore non vede il sole per niente. Passiamo alla prossima slide. Qua, questa zona di confine tra l'ombra, diremo il terminatore, tra luce e il buio. Siamo a latitudine 67 sud, il circolo polare antartico. E qui si vede il Sole, vedete, esattamente sull'orizzonte. Quindi funzionalmente siamo ancora in una situazione di 0 ore di luce e 24 ore di buio. 0 ore di luce nel senso che il Sole non si alza mai dall'orizzonte, questo è il senso. Però c'è una porzione semi-illuminata, che è la regione crepuscolare, cioè quella zona del giorno e della notte che è intermedia tra le due, in cui il sole non c'è, non è ancora sorto o è già tramontato, ma la luce comunque arriva, questo è il senso. Quindi sole sull'orizzonte per l'osservatore a circolo polare antartico. Ma ancora non c'è luce, il sole non si alza dall'orizzonte. Andiamo al Tropico del Capricorno, latitudine meno 23,
Ed ecco che il sole finalmente si vede, questo è il moto che il sole compie durante la giornata, questo è il punto di massima altezza. Ci sono 10 ore punto 6 di luce e 13 ore punto 4 di buio, quindi a dimostrazione che c'è meno ore di luce e con luce anche fioca in aggiunta, poco intensa. Andiamo all'equatore. L'equatore per definizione ha sempre 12 ore di luce e 12 ore di buio, cosa che vediamo anche qua. Questo è il percorso che viene fatto dal Sole e che diventa evidentemente sempre più forte mentre si alza. Passiamo al Tropico del Cancro, latitudine 23 nord. Qui il Sole fa un percorso molto ampio ed arriva esattamente sulla verticale, come si dice in testa, ovvero in modo un po' più elegante, allo zenith. Quindi in questa situazione si ha la massima potenza dei raggi del Sole. Andiamo al circolo polare artico, 67 nord. Il sole ritorna ad abbassarsi, questo è il suo percorso che farebbe in questa situazione. Le ore di luce sono praticamente 24. E per finire al polo nord, 24 ore di luce con un sole molto basso che non tramonta mai. Molto basso, ma non tramonta mai. Bene, ora mi sembra corretto parlare un attimo del cielo, come astrofili, il cielo che si presenta durante il solstizio di estate è questo, la bilancia, la Vergine, Ofiuco, Aquila, Sagittario, Volpetta, Ercole, Serpente, la corona boreale, il Boote, la chiama di Berenice, il Corvo e così via. Qui c'è il Sagittario. In questa regione c'è la Via Lattea. Quindi una regione estremamente ricca di oggetti interessanti. Il cielo chiaramente cambia durante le varie stagioni, questo è il cielo estivo. Se permettete vi mostro qualche immagine con una breve descrizione per ciascuna di esse. Questa è la Nebulosa Laguna, una famosa bella nebulosa, sta nel Sagittario, chiamata anche M8. Notate il bel colore rossastro che è caratteristico della stragrande maggioranza delle nebulose. Il colore nelle nebulose è indice della composizione chimica e quindi vuol dire idrogeno in sostanza. La nebulosa Trifida, carina, graziata con queste spaccature che ha una caratteristica, questa venatura. Anche lei nel Sagittario, ovviamente anche lei è ricca di idrogeno, oltre che di qualche altro componente. La nebulosa Omega, qualcuno la chiama anche Aragosta, M17. La nebulosa Aquila, qui siamo passati nel Serpente, siamo usciti dal Sagittario, M16. Ho bellissime immagini di questo oggetto riprese con un telescopio spaziale che mostra di quei dettagli incredibili. Ma la cosa veramente bella è che in tutte queste nebulose che vi ho mostrato, questa compresa, fatte di gas e polveri, gas che poi essenzialmente è idrogeno, nascono stelle. Si evolvono, vivono stelle, muoiono stelle, ma il fatto che ancora oggi nascano stelle è molto, secondo me, importante e significativo. L'universo è ancora giovane, è ancora attivo, è ancora nella sua fase migliore, diciamo così. Questo oggetto, invece, più in alto, siamo in Ercole, è un ammasso globulare, è un insieme di stelle. Esistono anche ammassi aperti che sono molto meno densamente popolati. Gli ammassi globulari sono molto riccamente popolati, cioè hanno tante stelle in poco spazio e sono un numero
veramente congruo, importante. Si parla di solito di centinaia di migliaia, se non erro per M13 siamo sulle 600.000 stelle. Quindi un eventuale abitante di un pianeta di questo oggetto potrebbe tranquillamente leggere il giornale di notte, perché il contributo di illuminazione di tutte le stelle vicine renderebbe la notte molto simile al giorno. Questi oggetti, gli ammassi globulari, sono tutti alla periferia della galassia, in una zona di alone, come si dice, e sono anche oggetti piuttosto antichi, molto datati. Questa è una nebulosa planetaria, molto carina, molto gradevole, M27, una tra le tante. Sono prodotti questi fenomeni da stelle morenti, in taglia medio-piccola, tipo il Sole per intenderci, che nelle fasi finali della loro vita rilasciano le parti esterne che si vanno allontanando, creando delle specie di bolle di espansione. Poi la forma e il colore di queste bolle dipende e dall'interazione col materiale che trovano all'esterno e dalla composizione chimica della stella stessa. Quello che rimane al centro è la stella spenta, che in realtà è il nucleo di quello che è rimasto della stella ormai morta, in cui non ci sono più reazioni, quindi a tutti gli effetti un cadavere stellare. Una stella piccola e debole, che è grande magari come il Sole alle origini, è diventata grande come un pianeta come la Terra, per intenderci, ha assunto dimensioni planetarie. Sono oggetti effimeri perché durano poco nel tempo. Il gas, man mano che si espande, si diluisce e poi diventa a un certo punto invisibile. Quindi, su scala cosmica, hanno una durata abbastanza breve. Questa è una bella galassia nella Vergine, molto caratteristica, è molto ricca di polveri nella sua regione equatoriale, per cui sembra quasi l'attesa di un cappello. Ecco perché il nome Galassia Sombrea. Dista una trentina di milioni di anni luce, giusto per capirci. Oh, M51 è un oggetto straordinario. In realtà qui ci sono due galassie in collisione, due galassie che si stanno scontrando, con tutte le conseguenze che potete immaginare sugli oggetti che sono all'interno di queste galassie. Due belle galassie nell'Orsa Maggiore, questa volta siamo molto in alto, M81. Okay, questa è M82, questa è vista dall'alto e questa è vista di piatto, di taglio. Ed infine una tripletta di galassie nel Leone. Si potrebbe andare avanti a lungo, ma io mi devo contenere, quindi terminiamo qua. Spero di aver dato comunque una buona carrellata di vari oggetti che ci sono e che si possono osservare nel cielo estivo. Un regalo ce lo fa domani il Sole. Infatti domani ci sarà un'eclisse di Sole, è visibile in tutta questa grande regione, questa fascia enorme, ma in particolare la parte interessante sarà visibile solo da chi sta all'interno di questa piccola striscia rossa. Questa è la striscia della totalità, cioè in cui si vede un'eclisse totale quando avviene. Questa eclisse, come vedete, è targata come anulare, il che vuol dire che per ragioni di dimensioni la Luna non riesce a coprire tutto il Sole, quindi una parte del bordo esterno rimarrà comunque scoperto. Ma la regione di massimo interesse è comunque la regione della totalità. Questa. Al di sopra e al di sotto l'eclisse diventa un'eclisse parziale, quindi molto meno bella, molto meno interessante. L'Italia si trova grosso modo qua e solo la parte meridionale riesce a lambire una parte di questo fenomeno. Noi, milanesi, noi del nord, niente. Ecco, qui si vede il fenomeno. Questa è la regione della penombra e qui al centro c'è una cosa piccola, 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 nera, che viaggia, che è la regione della totalità. Bene, con questo ho concluso e termino.
Vi ringrazio.